Buongiorno e benvenuti all'abitacolo del 10 febbraio. A Roma piove, ripiove dopo la grande pioggia e sono passati circa 15 giorni dalla mezza alluvione che aveva coinvolto alcuni quartieri di Roma e quasi nulla è cambiato da allora, come fossimo in un paese del terzo mondo e non nella capitale d'Italia con sindaco Ignazio Marino. Questa è Viale delle Medaglie d'Oro, una delle poche vie d'accesso alla zona forse più popolata di Roma, Roma Nord. Qui vi abitano tra 500 e 600 mila abitanti e quasi tutte le vie d'accesso sono chiuse dal giorno di quella che a Roma è stata ritenuta una grande alluvione, ma in gran parte d'Italia sarebbe stata presa come una pioggia abbondante. E una piccola frana è venuta giù nelle altre 3-4 strade d'accesso a questa zona di Roma. Ma nessuno è stato mandato dal sindaco Ignazio Marino in ormai 18 giorni dalla grande pioggia a rimuovere uno solo dei detriti che ostruiscono quelle strade. Roma è tutta bloccata, come sarebbe accaduto a qualsiasi città del terzo mondo. Ma oltre al traffico, uno dei principali problemi lasciati del tutto irrisolti in questi 15 giorni dal sindaco di Roma Marino è quello delle buche, talvolta delle vere e proprie voragini che si aprono nel terreno e che nessuno riempie e lascia così per attentare alla vita di gran parte dei motociclisti che popolano la viabilità di Roma. E qui ne vedremo in serie di buche, un posto dove perdono la vita anche numerosi motociclisti. Sono delle vere voragini che potete vedere qui davanti e che si aprono all'improvviso, una dietro l'altra. Su questa strada, che sta a due passi peraltro dalla vecchia residenza del sindaco Alemanno, potete tranquillamente giocare a golf e avete una ventina di buche che consentono di farlo. Eccole, una dietro l'altra. Che qui finiscono, grazie ai decreti Roma Capitale e ai piani di salvataggio del Ministero dell'Economia, centinaia di milioni di euro delle tasse di tutti gli italiani che sono versate per i romani per lasciare Roma in queste condizioni pietose. Più di 1 miliardo di euro che entra ogni anno o con le tasse degli altri italiani o con le tasse dei romani. Ma in quali tasche siano finiti, vista la situazione della città, è veramente difficile saperlo. Certo, non in quelle giuste.